Siamo con il professor Tindiglia nella sede del provinciale di Lamezia Terme, con il quale parleremo adesso di mobilità 2016. Il contratto nazionale, la Gilda insegnanti, non l'ha firmato e sappiamo che saranno tanti docenti calabresi che tenteranno di riavvicinarsi in Calabria, appunto, con il meccanismo un po' contorto posto in essere dalla buona scuola. Professor Tindiglia, che ne diciamo di questo meccanismo di mobilità che è stato posto in essere e che la Gilda non ha firmato? Secondo me è un meccanismo assurdo, per non dire che è demente. Comunque purtroppo non credo che tutti quanti gli insegnanti calabresi riusciranno a tornare in Calabria, perché c'è il problema che i numeri sono molto alti di quelli che sono partiti e i posti che saranno messi a disposizione saranno sicuramente di meno, per cui qualcuno dovrà pure restare fuori. Ma il problema è che non si sa dove andrà a finire, perché il meccanismo che è stato messo in atto è sicuramente un meccanismo che non dà certezze per il futuro sulla sede che sarà. Quindi chi si trova adesso su una sede che ne so, magari che in fin dei conti gli poteva pure stare bene, a settembre, dopo la mobilità, si troverà chissà sbattuto o in un luogo più vicino o in un luogo anche magari più lontano, meno accessibile di quello che ha adesso. Gli ambiti noi li abbiamo, della Gilda abbiamo sempre contestati, e anche la chiamata diretta, per questo non abbiamo firmato il contratto nazionale. Per quanto riguarda gli ambiti in Calabria, sono stati inferiori rispetto a quelli che ci si aspettava, in relazione chiaramente a quanto stabilito dal decreto ministeriale di istruzione degli ambiti, che prevede che siano compresi tra 40.000 e 22.000 come numero di allievi. Ma questo modo di concepire gli ambiti è un modo sbagliato, perché non va a guardare diciamo la difficoltà del territorio, è solo, come sempre nella scuola, un aspetto numerico. Dobbiamo fare le carte da 18 ore, 22 ore, adesso dobbiamo fare gli ambiti in base a 22.000 a 40.000, ma per mettere insieme nel territorio calabrese 22.000 allievi dobbiamo spostarci in una zona molto ampia, tant'è vero che, per esempio, prendendo ad esempio la provincia di Catanzaro, ci si aspettava 4 ambiti, ne hanno fatto solo 2. La provincia di Catanzaro è divisa quindi nell'ambito 1 e nell'ambito 2. L'ambito 1, che comprende la provincia, il territorio di Catanzaro come comune e tutta la sua, partirà da, per chi la conosce, partirà da Pentone e va a finire a Guardavalle, quindi una zona molto, ora considerando l'orografia del territorio, la morfologia, le strade che ci sono, che sono sempre impervie, brutte, eccetera, eccetera. Quando non sono franate, i tempi di percorrenza tra una scuola e l'altra, quel povero disgraziato di collega che capiterà, chissà quanto tempo ci dovrà impiegare, starà in macchina 1, 2, 3 ore per poter raggiungere il luogo di lavoro. Il problema è che l'insegnante non è che sta in un luogo e rimane lì a vita, si deve spostare continuamente, quindi anche se sceglie uno di andare in una zona e magari restarsene lì, fra 2-3 anni non ha la certezza che rimane in quella scuola e se ne deve andare magari in un'altra. Bene, grazie, ringraziamo il professor Tindiglia. Dalla Lamezia è tutto, Gilda TV.